professor Pomaggi per la mia relazione introduttiva. Allora, vediamo un attimo l'arco di questioni che si pone attraverso, diciamo, la lettura di questo testo, che è un testo estremamente ricco e estremamente stimolante per la riflessione. Io, se dovessi, diciamo, racchiudere in tre concetti, diciamo, i grumi appunto concettuali di questo testo, direi che il testo si muove attraverso appunto tre dimensioni fondamentali: quella dello spazio, quella delle culture e quella dell'identità, il problema dell'identità. E questi tre termini sono tra di loro correlati, fermamente correlati. In che modo? Innanzitutto la riflessione, l'idea, diciamo, da cui parte anche la suggestione del titolo, cioè l'idea della Babele, è l'idea di uno spazio che si è trasformato. Lo spazio che si è trasformato è lo spazio dello Stato-nazione, dello Stato moderno, dello Stato territoriale. Questo spazio è diventato irrimediabilmente permeabile. È diventato permeabile attraverso l'economia, è diventato permeabile attraverso le popolazioni, attraverso le migrazioni. Io ricordo un'espressione che usò negli anni 50, già negli anni 50, Max Frisch, un grande letterato svizzero, il quale, di fronte alle migrazioni, diciamo, che venivano dal sud, dall'Italia, di lavoratori italiani in Svizzera, diceva: Wir fragten nach Arbeitskräften und kamen Menschen. Noi abbiamo chiesto forza lavoro e sono arrivati uomini, sono arrivate persone. E questo, insomma, è una, come dire, già negli anni 50, quindi, si poneva il problema, diciamo, in termini abbastanza drammatici, però ancora locali. Oggi il problema si pone in termini spaziali perché cambia la dimensione dello spazio. Lo spazio si trasforma, diventa appunto permeabile. E quindi cambia quella dimensione che è stata, diciamo, formalizzata da Carl Schmitt nella coppia concettuale Ordnung, cioè ordinamento, localizzazione, che è appunto la coppia concettuale che definisce lo Stato territoriale, lo Stato-nazione, appunto. E questo comporta, diciamo, questa dimensione dello spazio che cambia, comporta, o perlomeno è, diciamo, in parte anche causato appunto da questa dimensione delle culture. E qui comincia la riflessione della filosofia del diritto, una riflessione critica, direi autocritica, perché, diciamo, l'Occidente, la cultura occidentale appunto si è sempre rappresentata come la cultura. Se voi aprite, voglio dire, io da filosofo del diritto attualmente ho una deformazione professionale, quindi inevitabilmente vado ai miei autori, per esempio a Hegel, per dire, e se voi aprite i momenti di filosofia del diritto di Hegel, vedrete che lì c'è una contrapposizione netta, no, tra l'Europa e l'Asia. L'Europa è la dimensione del movimento, della trasformazione, l'Asia invece è la dimensione dell'assoluta staticità, no? Quindi è una contrapposizione, ovviamente, come dire, di valutazione, che è una contrapposizione assiologica. E quindi le culture. E c'è stato un grande filosofo americano scomparso da poco, John Rawls, il quale, nel ridefinire i canoni del liberalismo contemporaneo, ha usato questa espressione: il fatto del pluralismo. Il fatto del pluralismo. Cioè il pluralismo, come dice anche molto bene Mario Ricca nel saggio, quando, come dire, analizza il termine multiculturalismo e interculturalità, e differenzia sia dal punto di vista della descrizione, sia dal punto di vista della prescrizione, e appunto dice Mario Ricca nel testo, quando il multiculturalismo, quando ci rendiamo conto del multiculturalismo, cioè ci rendiamo conto del fatto che esistono più culture,
si è già innescato, e già da sempre direi innescato, il meccanismo dell'interculturalità. Questo è il punto fondamentale, questa è la difficoltà. E questo fatto, cioè il fatto che il multiculturalismo è soltanto l'epifenomeno, cioè è ciò che si vede dell'intreccio fra le culture, no? Che apparentemente sembrano l'una distaccata dall'altra, ma in realtà sono, andando facendo un lavoro di stratificazione, di analisi, sono via via sempre in qualche misura intrecciate. Se voi, voglio dire, basta farsi un po' un viaggio in Italia per rendersi conto di questo, o semplicemente andare nella nostra regione per rendersi conto di questo. E quindi che cosa comporta questa dimensione, questo fatto del pluralismo? Cioè il pluralismo come fatto, come datità dalla quale partire, ineludibile, che quindi diventa un compito per il politico, un compito e una responsabilità per il politico e naturalmente anche una necessità per il giurista e una necessità per il filosofo che vuole pensare, come diceva Hegel, praticamente questo e mi distingo dall'altro. Ma perché si dia questa doppia concettuale del medesimo e dell'altro? C'è bisogno appunto di un'idea di ragione universale che sappia distinguere il medesimo. Cioè c'è bisogno della terzietà, di un terzo che distingua queste due dimensioni. Invece nella dimensione del proprio e dell'estraneo, il proprio e l'estraneo sono coessenziali perché non hanno nessun terzo che li dirige, devono necessariamente confrontarsi l'uno con l'altro, non possono farne a meno perché non c'è un terzo che sintetizzi, che universalizzi questa dimensione. E quindi devono per forza, Kant diceva, quando costruiva il concetto di diritto, Kant diceva, se la terra fosse una pianura infinita e noi potessimo distribuirci idealmente, infinitamente su questa pianura del diritto, non avremmo bisogno. Potremmo stare ognuno per i fatti propri. Invece, poiché la terra è sfera, noi siamo costretti a tutto. È una nostra necessità, però dobbiamo sapere, aggiungeva Kant, che non era un idealista per nulla, che l'uomo è un regno storico, altrimenti non ci sarebbe stata la Shoah, non ci sarebbe stato l'Olocausto, non ci sarebbe stato il campo di concentramento, non ci sarebbe stato nulla di tutto quello che accade, fino a quando dirà l'Ucraina, se vogliamo arrivare ai giorni nostri. Allora il problema è quello di pensare l'estraneo come una nostra necessità, come una dimensione necessaria, perché altrimenti non riusciremo mai a dialogare con questa dimensione se non pensando che parte della noce, cioè che il nostro proprio, la nostra proprietà è anche sempre estraneità. Questa è la traduzione, l'idea della traduzione è esattamente questa. Io posso tradurre in una lingua straniera perché metto continuamente in dubbio la mia stessa lingua e faccio avanzare la mia lingua nella conoscenza perché conosco la lingua straniera. Questo è, secondo me, diciamo, l'arco di problemi che racchiude questo testo, che a mio avviso è molto bello. Va bene.